L'Agnone vincerà i Canati, viva l'Agnone. Sul come, per i molisani, non è il caso di sottilizzare troppo, viste le esigenze di classifica. Non è stata una bella partita, nessuno pretendeva niente, ha deciso un episodio. Poi i giallorossi non sono riusciti a sfruttare le diverse chance create, più con l'agonismo, la rabbia che la tecnica. L'analisi di Marco Marchetti. Per me, onestamente, oggi potevamo, come ho già detto, potevamo migliorare la situazione che comunque si era prospettata positiva domenica scorsa. Non è che abbiamo peggiorato chissà che cosa, quindi cioè, non vedo il bicchiere comunque sempre mezzo pieno, perché a oggi ci troviamo a avere un campionato con 46 punti, una classifica comunque importante, quando mancano 4 giornate dalla fine e comunque abbiamo 15 punti di vantaggio da terz'ultima e quart'ultima. Ovvio che bisogna stare sempre con gli occhi ben aperti perché l'insidia è dietro l'angolo, però dispiace per oggi, per i miei compagni che comunque con tutta la volontà che ci hanno messo, tutto il piacere di stare nel campo e la voglia di ribaltare il risultato, non siamo riusciti. E ne prendiamo atto, adesso ci prepariamo per la partita di domenica. E sarà dura perché comunque sia noi che Agnone ci troviamo penalizzati dal fatto che comunque dobbiamo disputare 3 partite quando ormai la stagione comincia a farsi sentire sulle gambe. Io ne sono purtroppo condizioni? Ne sono purtroppo un esempio perché oggi purtroppo ho avuto un problema muscolare, ma adesso vediamo un attimino con quello che è lo staff medico di capire quello che è la situazione, ecco. La cronaca, primo tentativo della Recanatese, punizione dalla tre quarti, Cantarini non riesce a girare di testa, pallone vagante raccolto da Moriconi, tiro deviato in angolo. Già con qualche problema di formazione, Omiccioli perde per infortunio il suo regista Marchetti, entra Ristè, Zannini si sposta a metà campo, linea difensiva ridisegnata con da destra a sinistra Torregiani, Patrizzi, Committante e Ristè. A sorpresa Molisani in vantaggio, al 32esimo incertezza di Patrizzi sul suo retropassaggio di testa si inserisce Milozzi, abile ad infilare Canaletti. Proprio lui, espulso domenica, ma non ancora squalificato. La Recanatese ha subito l'opportunità del pareggio. Voinea lavora un buon pallone sulla sinistra, traversone per pericolo, sul quale interviene il portiere. Cantarini, da pochi passi, spedisce sul palo. 40esimo angolo di pericolo, sfera che raggiunge Voinea, il sinistro sul primo palo è deviato da Pezzone. Finale di tempo arrembante dei padroni di casa, ma senza esito, ripresa. Qualche angolo collezionato dalla Recanatese, su uno di questi, di testa Patrizzi, mette i brividi alla retroguardia ospite. 14esimo, punizione di Bernardi, bella girata di Milozzi, deviata in calcio d'angolo. 21esimo, punizione ancora di Bernardi, il fallo del neo entrato spada su Patrizzi è evidente. Agnonese ancora vicino al raddoppio, difesa della Recanatese distratta, Milozzi per spada che non ci arriva. 31esimo, doppia palla gol per la Recanatese, Pezzone miracoleggia su Moriconi, riprende Sbarbati, subentrato a Voinea, fuori misura. 89esimo, su azione susseguente un calcio d'angolo, Sbarbati riesce a rimettere in mezzo per Moretti, Pezzone è pronto a chiudere e deviare. 91esimo, cross di pericolo, stacca Cantarini di testa, alto. 92esimo, l'ultima chance è ancora per Patrizzi in mischia, ma la Recanatese non è fortunata e per i giallorossi le occasioni finiscono qui e poi forse l'Agnonese qualche santo in paradiso ce l'ha.